Gesù è venuto a liberarci. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto! Buona giornata, cari amici. Continuiamo a leggere anche oggi il Vangelo secondo Marco, capitolo 2, dal versetto 13 al 17. In quel tempo Gesù uscì di nuovo lungo il mare. Tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti, infatti, quelli che lo seguivano. Allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: «Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, Gesù disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». Amen. Oggi vediamo e ci troviamo di fronte alla seconda controversia, sempre riguardando il tema del peccato. Quindi Gesù esce lungo il mare di Galilea, lago di Tiberiade, vede passando il figlio di Alfeo, Levi, Matteo. Lo vede seduto al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Marco è molto conciso e descrive la risposta, la reazione di Levi in un modo molto semplice. Egli si alzò e lo seguì. Sappiamo il mestiere che faceva Levi, un mestiere di compromesso con i romani, con i dominatori, visto dai giudei come un tradimento. Ecco perché allontanato da coloro che seguivano la legge. Un mestiere per il quale venivano considerati peccatori, lontani da Dio, dal timore di Dio, dalla salvezza di Dio. Gesù chiama proprio un peccatore, proprio una persona che non era degna di essere chiamata. Che cosa c'è nella nostra mente? Che cosa pensiamo quando Gesù deve chiamare qualcuno? Quando non solo a consacrarsi, a diventare ufficialmente, diciamo, un religioso, un sacerdote, una suora, ma anche quando chiama alla fede. Cosa pensiamo? Perché Gesù ci chiama? Ci chiama perché siamo bravi? Perché facciamo una bella vita? E dall'alto dice: «Oh, guarda, guarda quel Luca lì, guarda quella donna, guarda, dovrebbe essere un cristiano, perché si comporta bene, perché vive bene, perché ha una disciplina, perché non litiga con gli altri, fa bene il suo lavoro, aiuta chi ha bisogno. Lui potrebbe essere un bravo cristiano». Gesù ci sta dimostrando che il pensiero di Dio Padre, il cuore suo, non è come il nostro. Non agisce in base ad una meritocrazia. Cioè, non viene o non è venuto sulla terra Gesù per chiamare i migliori, perché allora doveva andare forse nel Sinedrio, tra le persone più dotte, che conoscevano la legge a perfezione, a memoria, la facevano rispettare agli altri. È venuto a chiamare le persone più impensabili. Immaginate lo scandalo per i giudei, dei pescatori, un esattore delle tasse, uno zelota. Il modo di ragionare di Dio
non è 100-100, diremo. Come mai? Però questo ci dà grande speranza. La frase finale di Gesù è proprio questa. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. È bella questa frase. E allora quando noi pensiamo ai primi 12 discepoli, che molto spesso li raffiguriamo nei dipinti o come statue, persone perfette, bellissime, virtuosissime, in realtà nella loro vita pratica sbagliavano tanto. Addirittura questo uomo, Levi, era contro la legge, un mestiere bandito dal popolo ebraico, per questo odiato dagli altri. E Gesù è venuto e si è fermato davanti al banco delle imposte di Levi dicendogli: seguimi. Noi non ci rendiamo conto, se ci rendessimo conto, quanto è scandaloso l'amore di Dio. Ovvero, quanto è grande la sua misericordia. Cioè, quale Dio di grande amore e tenerezza noi abbiamo. Noi parleremo sempre con Lui. Noi staremo sempre insieme a Lui, perché davvero ci ama e ci sceglie non in base ai nostri meriti, alle nostre bravure. Ma vorrei dire ancora di più, Gesù è venuto a chiamare ciascuno di noi così come siamo, perché ci ama per quello che siamo. Lui conosce il nostro cuore. È solo il problema della nostra mente. Sono degno, non sono degno. Sono buono, non sono buono. Dio mi ha abbandonato, mi ha lasciato perché ho commesso quell'errore, quel peccato. Quante idee abbiamo di Dio? E leggendo il Vangelo, pregando questo Vangelo, ci rendiamo conto che Dio ama in modo incondizionato. Chi è giusto davanti a Dio, cari amici? Chi è giusto? Chi prega? Chi fa del bene? Allora che senso ha che dice a Levi: seguimi? Che senso ha che sulla croce al ladrone che gli stava a fianco gli dice: oggi tu sarai con me in paradiso? Che senso ha? Ecco perché c'è uno scandalo nell'amore di Dio. E quando predichiamo la misericordia, riceviamo delle pietre da qualcuno. Perché misericordia? Ma guarda quello lì, guarda che cosa sta facendo, guarda la sua professione, guarda che cosa ha fatto, guarda che cosa ha detto. E le pietre arrivano contro quella persona e contro di noi che predichiamo l'amore di Dio, che è misericordia pura. Fratelli e sorelle, convertiamoci all'amore di Dio, perché di fronte al suo amore non c'è giusto. Siamo tutti uguali. E il bene che noi facciamo, come dice San Paolo, lo facciamo perché lo Spirito Santo che abita in noi ci fa fare il bene e noi ascoltiamo la sua voce. Allora oggi chiediamo il dono della conversione. Gesù è venuto a chiamarci per liberarci. È venuto a chiamare Levi per fare di lui un discepolo amato, che addirittura ha anche scritto il Vangelo secondo Matteo. Allora diciamo: vieni, Signore Gesù, vieni nella nostra vita, vieni in mezzo a noi, Signore Gesù. Abbiamo bisogno di Te, abbiamo bisogno della Tua chiamata, abbiamo bisogno che Tu ti fermi di fronte a noi, che siamo seduti al nostro banco delle imposte, ognuno chi in un modo, chi in un altro, ma vogliamo fare esperienza di Te, esperienza che il Tuo amore è gratuito, la Tua chiamata è secondo il nostro cuore, che Tu pulirai e che Tu renderai libero. E io dico di sì a Te, Signore Gesù, perché mi ami, perché sei al mio fianco e non ti scandalizzi di ciò che so, perché mi vuoi purificare e mi vuoi lavare. A Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, Gesù è venuto a liberarci. Ecco lo slogan di oggi. Gesù è venuto a chiamarci
per rendere il nostro cuore libero. Allora sì, che Lui ci rende pronti per aderire nella sua vigna al Regno dei Cieli. Grazie per avermi accolto, un caro saluto da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. A domani, ciao! Carissimi, sono aperte le iscrizioni alla nostra scuola biblica online. San Girolamo ha detto: l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo. Attraverso la scuola biblica imparerai a conoscere sempre di più Gesù nella sua parola, le sue promesse, dal Nuovo all'Antico Testamento. Iscriviti sul nostro sito. Ascolto.